Colonnello, la pregano di affrettarsi. La riunione sta per iniziare. Un momento, prego, maggiore. Dieci minuti, due per arrivare, uno per il controllo, uno fino al bunker, sei per uscire. Ho tutto il tempo. Mi scusi, colonnello. Signore, il Führer è arrivato. Valkyria è la storia del complotto per assassinare Hitler. È una storia straordinaria. Si tratta di eliminare il peggior mostro dell'umanità. Il mio dovere come ufficiale non è più quello di salvare il mio paese, ma di salvare delle vite. In Africa, Stauffenberg aveva perso la mano destra, due dita della mano sinistra e l'occhio sinistro. L'omicidio dei civili, la tortura e le riprovevoli condizioni dei prigionieri, l'esecuzione di massa degli ebrei. Stauffenberg capì quale sarebbe stato il futuro dell'umanità se tutto questo non fosse stato fermato. Klaus von Stauffenberg fu l'uomo chiave della resistenza tedesca. Stauffenberg capì che Hitler era una catastrofe non solo per la guerra, ma per tutta la Germania. Un criminale da abbattere. Quel complotto fu ancora più coraggioso, perché a ordirlo furono dei tedeschi. Ciò che importa è agire, subito, prima di perdere la guerra. Von Stauffenberg era un eroe, così come lo era von Tresco, e tutti quanti presero parte al complotto per uccidere Hitler. La cosa importante di questo attentato, e oggi di questo film, è che esso ci dice che non tutti i tedeschi e non tutti i militari erano nazisti. Una storia incredibile, che funziona, e che pochi conoscono davvero. Una storia piena di azione, suspense, drammatica. Una storia drammatica, piena di suspense, di tensione, di grandi emozioni. È la vera storia di von Stauffenberg, il colonnello della Wehrmacht che il 20 luglio del 1944 è arrivato vicinissimo ad uccidere Adolf Hitler. Stauffenberg ha cercato di uccidere Hitler per obbedire alla sua coscienza di cattolico, di ufficiale. Da quella vicenda è stato tratto adesso un grande film, un film con Tom Cruise uscito da poco, Operazione Valkyria. Se quell'attentato fosse riuscito, il corso della storia sarebbe stato completamente diverso. Dalla fiction cinematografica ai documenti originali. Dopo la pubblicità, alla storia siamo noi. Cari figlioli, dato la carezza di noi fa, mentre i nuoci dopo un giorno. Attenti, mi raggiungo, forte che sono destinate. Questo potere è solo quello. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Anche di loro soprattutto del popolo. Nulla è possibile senza qualcuno che dia ordini che altri devono puntualmente eseguire, partendo dal vertice via via fino alla base. È giunto il momento che un ufficiale tiri fuori la pistola e faccia secco quel maiale di Hitler. Quel pazzo vuole fare la guerra. Sono pochi quelli pronti all'azione. Dobbiamo salvare la Germania. La bomba è pronta. 2 chili di esplosivo al plastico. Bisognava proteggere la Germania dalle atrocità che stava compiendo. Ma se non sono capaci, perché non lasciano perdere? Non abbiamo scelto. Vittoria, vittoria. Hanno ammazzato Hitler.
un tentativo di colpo di Stato che avrebbe potuto cambiare il corso della Seconda Guerra Mondiale e salvare milioni di vite umane. Questa è una storia inedita, pressoché sconosciuta, la storia di un pugno di uomini coraggiosi guidati da un ufficiale della Wehrmacht pluridecorato, un uomo che diventerà il simbolo della resistenza ad Hitler. Un uomo di cui il Führer fino a quel momento si fidava e si fidava ciecamente. Il suo nome, Klaus von Stauffenberg. Steglitz, periferia di Berlino. Una chiesa, un giorno uguale agli altri di un'altra estate di guerra. Ai vespri un uomo attraversa il sagrato, poi si raccoglie lungamente in preghiera. È la sera del 19 luglio 1944. Tra poche ore quest'uomo sarà protagonista di un avvenimento che cambierà la storia della Seconda Guerra Mondiale. Il suo nome, Klaus Philipp Maria Schenk, conte von Stauffenberg. La sua missione, uccidere Adolf Hitler. Per Stauffenberg deve essere stata una decisione molto difficile. Era un uomo profondamente religioso e inoltre sapeva che nell'attentato, oltre a Hitler, sarebbero morti anche tutti quelli che erano con lui in quella stanza. La morte di un uomo per evitare la morte di milioni. Per abbattere il tiranno, per liberare la Germania dalla dittatura nazista. Per porre fine alla guerra. L'arma per uccidere, 2 chili di esplosivo. Stauffenberg è un mutilato, un grande invalido di guerra. Ma nella resistenza contro Hitler, nessuno è determinato quanto lui. Ammiravo molto Stauffenberg. Aveva solo 3 dita, ma era deciso a compiere un attentato per il quale aveva un grave impedimento fisico. Nessuno era meno indicato di lui. Non poteva togliere le sicure le bombe, non era in grado di attivare l'innesco e così via. Eppure era l'unico ad avere sufficiente coraggio e la possibilità di avvicinare Hitler. Tutti gli altri non avevano così tanto fegato, oppure erano nazisti convinti. La bomba, nascosta in una borsa a porta documenti, deve esplodere durante una riunione dell'alto comando strategico. Questo dunque il complotto architettato da Stauffenberg per uccidere Hitler. Da subito però il piano appare come un piano difficilissimo, quasi disperato. D'altra parte, questo non è il primo tentativo di uccidere il Führer. Hitler, infatti, è sempre uscito illeso dai numerosi attentati alla sua vita. Questa volta però i cospiratori sono sicuri che il loro piano funzionerà. Von Stauffenberg è un uomo vicino, anzi un uomo vicinissimo al Führer. Un ufficiale della Wehrmacht molto stimato a Berlino, di cui le alte gerarchie naziste si fidano e si fidano ciecamente, con una carriera alle spalle piena di luci e senza ombre. Ma chi è davvero von Stauffenberg? Bamberga in Franconia, 1 aprile 1926. Klaus entra nel 17° reggimento di cavalleria, a 19 anni. Come a Berlino, anche a Bamberga nel 1933, l'ascesa al potere di Hitler viene salutata con una fiaccolata. Stauffenberg guarda con interesse alla sua ascesa. All'inizio è perfino ottimista. 26 settembre 1933, Klaus sposa Nina von Lerchenfeld, un'aristocratica degna del suo rango. Von Stauffenberg accoglie favorevolmente il riarmo, la promessa di un radioso futuro per qualunque militare. Vuole servire la patria nella Wehrmacht di Hitler. Non sarà mai un acceso sostenitore del Führer, ma il nuovo corso gli piace. Erano davvero molto pochi quelli che avevano intuito fin dall'inizio le insidie nascoste nel nazionalsocialismo. Nei primi tempi quasi la totalità della popolazione era entusiasta di Hitler.
E nel marzo del 1938 questa maggioranza, Stauffenberg compreso, saluta con favore l'Anschluss, l'annessione dell'Austria al Reich. Ma solo un anno dopo, nel settembre del 1939, il giovane ufficiale giudica pericolosa l'aggressione di Hitler alla Polonia. Il suo amaro commento: quel pazzo vuole fare la guerra. Da quel momento Stauffenberg immagina di rovesciare il regime con un'azione che dovrà necessariamente essere violenta e pianificata nelle alte gerarchie. Nell'ambiente militare è un soldato modello, un punto di riferimento, un esempio. Tutti noi, i più giovani, avevamo, lo consideravamo un personaggio di grande carisma ed eravamo convinti che fosse destinato a ricoprire incarichi di grande importanza nelle forze armate. Stauffenberg dunque ha sempre ricoperto incarichi di grande importanza. La sua missione più delicata però sarà un'altra, quella di fermare il genocidio e l'orrore del nazismo. Ma quel giorno del luglio del 44 è un giorno ancora lontano. Per il momento Stauffenberg, prima in Francia, poi nella campagna di Russia, continua a fare il suo dovere di ufficiale, di gentiluomo, come si conviene a un nobile bavarese. Ma quello che vede sui campi di battaglia lo turba, e lo turba profondamente. Von Stauffenberg è cattolico e fatica ad accettare i massacri compiuti dall'SS sulla strada per Mosca. In privato inizia a manifestare con sempre maggior forza il suo disprezzo per Hitler. È una sfida mortale. Cercare chi la pensa come lui potrebbe costargli la vita, eppure von Stauffenberg ha bisogno di altri cospiratori. È giunto il momento che un ufficiale tiri fuori la pistola e faccia secco col maiale di Hitler. Un momento fondamentale per lui fu sicuramente quando, mi pare all'inizio del 42, venne a conoscenza delle fucilazioni di massa di ebrei in Ucraina. In quell'occasione disse chiaramente che Hitler doveva essere eliminato e da allora assunse un ruolo attivo nella cospirazione. Molti mesi prima della catastrofe di Stalingrado, Stauffenberg è pronto a portare a termine il progetto. Un cambiamento radicale sarà possibile solo con l'eliminazione di Hitler. Io sono pronto a farlo. Il feldmaresciallo Erich von Manstein, il miglior generale di Hitler, lui potrebbe portare la Wehrmacht dalla parte della resistenza. 26 gennaio 43, quartier generale di Manstein. I due uomini sono l'uno di fronte all'altro, un colloquio riservato ma sincero. Stauffenberg se ne andò molto deluso perché non aveva ottenuto il consenso di Manstein. Il generale gli spiegò anche il motivo. Un comandante che occupava una posizione di responsabilità come la sua non poteva intimare alle proprie truppe di disobbedire agli ordini, perché questo avrebbe inevitabilmente portato alla disfatta del fronte. E poiché, sostiene Manstein, i tempi non sono ancora maturi, neanche il popolo è pronto. Il grande stratega rifiuta. Mentre si allontana dal quartier generale di Manstein, Stauffenberg dice a un ufficiale: mi disse, i generali sono tutti consapevoli della situazione, ma sono pochi quelli pronti all'azione. Si è tirato indietro. Pochi sono pronti all'azione. Manstein decide di non partecipare alla congiura. Di fronte alla scelta fra responsabilità militare e resistenza, preferisce ubbidire. Ad un altro congiurato dice: i feldmarescialli prussiani non si ribellano. I feldmarescialli prussiani sono tenuti a ribellarsi, altrimenti rimangono comandanti di battaglione e non hanno l'obbligo di ammutinarsi. 1 gennaio 1943. Stauffenberg viene promosso a tenente colonnello e trasferito come ufficiale superiore di Stato Maggiore alla 10ª Divisione Panzer che combatte sul fronte libico. Il suo nuovo comandante, Erwin Rommel, è una leggenda vivente e anche una fonte di speranza per la resistenza. Per Stauffenberg l'avventura militare nel deserto dura soltanto pochi mesi. 7 aprile 1943, un attacco aereo britannico a bassa quota. Possiamo servire la Germania o il Führer, non entrambi. È per questi discorsi che è finito qui, colonnello. Ho detto anche qualcosa di peggio. Generale, cerco solo di portare via questi uomini da qui vivi.
cosa vorrebbe farmi fare? Dica al comando che siamo a corto d'acqua. Devieremo verso Mesuna per riunirci alla 21ª Panzer. Almeno avremo una possibilità. I registri indicheranno che non avevamo acqua per raggiungere Sidi Mansur. Glielo posso garantire. Provveda a farlo. Generale. D'un tratto vedemmo l'auto di Stauffenberg crivellata di colpi. Lui non c'era più, non c'era nessuno. Il rottame era in mezzo al deserto, in una distesa pianeggiante. Abbiamo proseguito fino al centro di comando tattico, dove era stabilito che ci saremmo incontrati. Lì seppi che Stauffenberg era rimasto gravemente ferito e che era già stato portato all'ospedale militare. È la fine di tutti i progetti, di tutte le speranze? A Stauffenberg viene amputata la mano destra. Ha perso l'occhio sinistro e gli restano solo 3 dita alla mano sinistra. Ma vuole andare avanti lo stesso, uscire al più presto dall'ospedale militare e uccidere Hitler. Ad alcuni visitatori però Stauffenberg fa un'impressione del tutto diversa. La prima cosa che mi disse fu: perché non sei venuto in uniforme? E io gli risposi: sa, andare in giro per Monaco con la divisa della Marina fa un po' ridere, mi mette in imbarazzo. Pensai: ecco un vero ufficiale nazista. Lo dissi anche a mio padre, che si fece una risata e mi disse: che cantonata hai preso? Invalido, ma più ostinato che mai. Tornato in famiglia, Stauffenberg affronta prima una rapida convalescenza e poi la guarigione. Sempre più spesso dichiara: dobbiamo salvare la Germania. Come ufficiali dello Stato Maggiore siamo tutti corresponsabili. Al Bänderblock di Berlino, nella sede del Comando Generale delle Forze Armate, Stauffenberg diventa capo di Stato Maggiore dell'Esercito Territoriale di Riserva. D'ora in poi avrà accesso diretto al Führer, diventando così il punto di riferimento della resistenza a Hitler. Sarà lui l'esecutore materiale dell'attentato. Gli uomini raccolti intorno a Stauffenberg intendono rovesciare Hitler utilizzando un vecchio piano creato per la repressione di disordini interni. Nome in codice: Operazione Valchiria. Il copione del golpe è stato ideato dalla mente più esperta della resistenza militare, il generale Henning von Treskow. Il piano prevede i seguenti passaggi. La responsabilità del colpo di Stato sarà addossata alle SS, al partito e alla polizia. L'esercito della riserva li disarmerà e terrà in scacco il regime fino a quando la Wehrmacht non assumerà il totale controllo della situazione. Nei boschi intorno a Berlino, al sicuro da spie e informatori della Gestapo, i congiurati possono discutere indisturbati del golpe. Soltanto la cerchia più stretta è al corrente di tutti i dettagli. Tutto si basava sulla conoscenza personale e sulla fiducia reciproca. Il tradimento di uno solo di noi avrebbe significato la morte di tutti gli altri. Nome in codice: Valchiria. È il nome scelto per l'operazione che vuole ridare la dignità alla Germania con l'eliminazione di Hitler. Ma von Stauffenberg non è solo. Anche altri ufficiali nazisti la pensano come lui. Tra loro, ad esempio, Rommel, la volpe del deserto, il più prestigioso tra i generali tedeschi, l'unico ad aver capito dopo lo sbarco in Normandia che la guerra oramai era perduta. Rommel però è contrario a qualunque attentato contro il Führer. Da morto, dice Rommel, Hitler sarebbe più pericoloso che da vivo. Uccidere Hitler. Ha ancora senso un gesto del genere? Dopo lo sbarco delle truppe alleate in Normandia, i tempi sono sempre più stretti. Nel suo appartamento nel quartiere berlinese di Wannsee, Stauffenberg parla col fratello Berthold. Non sarebbe più saggio aspettare che Hitler sia sconfitto ed eliminato dal nemico? Ma a questa domanda nessun calcolo può dare una risposta certa. La risposta è nella coscienza di ogni tedesco. Quanto bisogna attendere? Ad ogni ora che passa aumenta il rischio di essere scoperti. Mosca, metà di luglio. Stalin fa sfilare per ore migliaia di prigionieri di guerra tedeschi. Il messaggio che vuole dare è chiarissimo. Hitler ha perso la guerra. Ma la guerra di sterminio continua. Gli ebrei ungheresi vengono deportati in massa.
La vergogna di non aver fatto nulla, pensano ora i congiurati, sarebbe peggiore del disonore per un attentato fallito. Il primo traguardo era liberare da quel demonio il popolo tedesco e i popoli con i quali si era in guerra. E poi il secondo era far finire i crimini commessi dai nazisti all'interno del Reich, soprattutto quella mostruosa macchina dell'Olocausto che non si era mai fermata. Uccidere Hitler, per Stauffenberg, è solo il primo passo verso la costruzione di una nuova Germania. Ma nella resistenza non c'è accordo su come si debba procedere. Luglio 1944, Klaus e Bertold von Stauffenberg espongono le loro idee per il futuro della Germania dopo il nazismo. Una sorta di costituzione destinata non all'opinione pubblica, ma solo ad una cerchia ristretta di persone. Una costituzione che quasi esprime un'ultima volontà per un'altra Germania. I fratelli giurano l'un l'altro obbedienza, silenzio, fedeltà. Nascosto nei boschi della Prussia orientale, a Rastenburg, c'è il quartier generale di Hitler, la Tana del Lupo. Un'area blindata, protetta da corpi specializzati, zone minate e filo spinato. È qui che Stauffenberg ha deciso di uccidere Hitler. Soltanto i collaboratori più stretti e i vertici delle forze armate possono avvicinare il Führer. Ma anche le cineprese del Wochenschau, il cinegiornale, sono tutti visitatori fidati che non possono costituire sicuramente un pericolo per Hitler. Anche il capo di Stato Maggiore della Riserva viene ammesso alla presenza del dittatore nazista. 15 luglio 1944. Il conte Klaus Schenk von Stauffenberg arriva nella Tana del Lupo. Non veniva perquisito perché andava e veniva di continuo. Del resto erano tanti i volti conosciuti dei vari comandi. C'erano ufficiali del corpo di guardia, del personale di scorta o dei servizi di sicurezza. Eravamo abituati a vedere entrare e uscire molti di loro. E fra questi c'era anche Stauffenberg. Quel 15 luglio Stauffenberg nella valigia ha un ordigno con un innesco a tempo. Ma il comandante delle SS, Heinrich Himmler, non può prendere parte alla riunione strategica. A questo punto il vertice dei congiurati da Berlino annulla la missione. L'attentato deve eliminare in un solo colpo l'intero vertice nazista. Stauffenberg decide di agire ugualmente. Ma tutto è inutile. Hitler revoca la riunione. Deluso, Stauffenberg torna a Berlino. Qui il piano Valchiria è già stato avviato. Solo all'ultimo momento i congiurati riescono a far rientrare l'allarme, comunicando che si trattava di un'esercitazione. Due giorni dopo, il 17 luglio, un altro duro colpo. Rommel resta gravemente ferito durante un attacco aereo alleato. Un personaggio simbolo, nel quale la resistenza ha riposto molte speranze. Stauffenberg, però, non desiste. Non abbiamo scelta. Come Cesare abbiamo attraversato il Rubicone. Ancora me lo vedo davanti, in piedi, sulla porta, mentre appoggia il ferro del suo braccio monco sulla maniglia per poterla abbassare. E io gli dico, devo dirti una cosa, Stauff. È così che lo chiamavamo, Stauff. So quello che avete in mente, non voglio sapere niente dei dettagli, ma se volete farlo dovete sbrigarvi, altrimenti non avrà più alcun senso. Lui mi ha risposto, fidati, presto qualcosa accadrà, ed è uscito dalla stanza. È come se il tempo non fosse passato. In soli due giorni il fallito attentato a Hitler e poi il ferimento di Rommel, un uomo simbolo per i cospiratori. Per Stauffenberg e i suoi sono ore difficili. Il piano Valchiria sembra allontanarsi sempre di più. Eppure, nonostante gli insuccessi e le incognite, Stauffenberg è intenzionato ad andare fino in fondo. Lui e i suoi uomini oramai non possono più tornare indietro, possono solo uccidere Adolf Hitler. 20 luglio. Stauffenberg deve tornare nella Tana del Lupo per mettersi a rapporto con Hitler. La bomba è pronta. 2 chili di esplosivo al plastico.
Vennero a casa nostra. Papà posò quel pacchetto e pregò mia madre di non toccarlo, perché l'avrebbe consegnato a Stauffenberg di lì a poco. La mamma però aveva provato a sollevarlo ed era pesantissimo, era sbigottita. Mio padre si infastidiva quando la mamma si immischiava in quelle faccende. Così spostò subito il pacco e lo nascose. I preparativi per il colpo di Stato devono restare segreti. Con il silenzio i congiurati vogliono proteggere le proprie famiglie. Molte mogli, però, intuiscono il pericolo. Fra queste, Erika von Hagen. Si guardarono intensamente negli occhi. Avevano una grande intesa e capivano benissimo che quello poteva anche essere un addio per sempre. Per questo cercarono di stare insieme il più a lungo prima di separarsi. Alla fine ci fu un lungo cenno con la mano e mio padre salì sul treno. Fu una separazione molto intensa. Inconsciamente credo che entrambi sapessero che quello sarebbe stato il loro ultimo incontro. Tutti i congiurati sanno che all'attentato mancano soltanto poche ore. Se il progetto dovesse fallire, sono condannati a morire insieme alle loro famiglie. È la mattina del 20 luglio. Stauffenberg entra in una chiesa e si trattiene in preghiera. Sa che questo potrebbe essere il suo ultimo giorno di vita. In questo paese non sono in pericolo soltanto i miei 4 figli e mia moglie, ma tutto il popolo tedesco. È giunto il momento di agire. Chi compirà questo attentato sa che entrerà nella storia tedesca con il marchio del traditore. Ma rinunciare sarebbe tradire la propria coscienza. Penso che quella fosse la sua idea di patriottismo. Chi ama la propria patria non può tollerare che ogni onore e ogni principio morale vengano traditi. 20 luglio 1944. Stauffenberg si reca di nuovo nella tana del lupo. È necessario agire, ad ogni costo. È l'ultima occasione. Passa senza problemi i primi controlli. Nella sua borsa è nascosto l'esplosivo. Quartier generale del Führer, la tana del lupo. Una zona di massima sicurezza estesa per 2 chilometri quadrati. Per arrivare a Hitler nel cuore del quartier generale, Stauffenberg deve passare in tutto 3 sbarramenti. Dappertutto ci sono agenti della scorta di Hitler, uomini armati e soldati. Verso le 10:30 arriva al posto di guardia del secondo sbarramento e fa colazione. All'attentato mancano solo 2 ore e mezzo. La riunione non si terrà nel bunker di Hitler, ma nella sala delle assemblee, una costruzione in legno. Poi un evento inatteso. Hitler attende la visita di Mussolini e la riunione viene anticipata di mezz'ora. Bisogna agire in fretta. Stauffenberg deve ancora collegare la spoletta alla carica esplosiva, ma deve anche presentarsi dal feldmaresciallo Wilhelm Keitel per un colloquio preliminare. Stauffenberg e il suo aiutante, Werner von Haften, si appartano nella baracca di Keitel. Attivano il meccanismo di detonazione. Ma prima che riescano ad innescare il secondo pacchetto di esplosivo, vengono disturbati. Stauffenberg rinuncia ad una delle cariche esplosive. Un errore fatale. Perché ha lasciato da parte 1 chilo di esplosivo e ha utilizzato solo metà della carica? Quel 20 luglio, inoltre, faceva molto caldo. Hitler e i suoi generali avevano deciso di fare la riunione in una baracca con le finestre aperte. Di conseguenza l'effetto dell'esplosione sarebbe stato molto ridotto. Quello che ancora oggi mi chiedo è come mai Stauffenberg abbia utilizzato soltanto metà dell'esplosivo. L'acido di detonazione viene regolato a 30 minuti. Ma per effetto del calore estivo, la bomba potrebbe esplodere anche molto prima. Quando Stauffenberg entra nella baracca, la riunione è già iniziata.
L'attentatore sistema la bomba sotto il tavolo delle mappe. Dopo circa 10 minuti, Stauffenberg uscì di nuovo, ma senza cinturone e senza niente in testa. Sì, non aveva il copricapo. Ma questo gli accadeva spesso e lì per lì ebbi solo l'impressione che avesse dimenticato qualcosa. Non immaginavo certo quello che stava per accadere. Pensai che andasse a prendere un documento. Ma Stauffenberg non ha dimenticato nessun documento. Sta allontanandosi rapidamente dal luogo dell'attentato. 20 luglio 1944, ore 12:42. Nessuno capisce quello che sta succedendo. Frammenti che volano. Ognuno impugna la sua pistola. Poi davanti a me vedo il Führer. Non riusciva a camminare da solo. Era sorretto dai suoi assistenti, von Linge e Gülschen. Dopo una decina di minuti, Hitler uscì dalla porta, sorretto da due persone. Procedeva vistosamente, piegato in avanti. Uscito dalla baracca, dopo qualche metro si fermò. Si voltò e fissò il luogo dell'esplosione. E poi rimase così per parecchi minuti. La notizia dell'attentato si diffonde rapidamente nel Reich martoriato dai bombardamenti. Finalmente una buona notizia per gli avversari di Hitler e i perseguitati dal regime. Un mio ex vicino scavalcò un muro diroccato, venne verso di noi e anche se nei paraggi non c'era anima viva, cominciò a dire a bassa voce: vittoria, vittoria. Noi ci chiedevamo: vittoria, che significa? Hanno ammazzato Hitler. Se non sbaglio, era il pomeriggio del 20 luglio. Restammo impietriti. La morte di Hitler è il presupposto essenziale del piano. Dal momento dell'attentato sono passate 7 ore. C'è sgomento, rabbia, incredulità. Poi, verso le 18:30, la radio del Reich dà l'annuncio. Oggi è stato compiuto un attentato dinamitardo contro il Führer. A parte alcune lievi ustioni e qualche escoriazione, il Führer è uscito incolume e si è immediatamente rimesso al lavoro, ricevendo come previsto il Duce, con il quale ha tenuto un lungo colloquio. Dunque, un'esecuzione spietata e senza processo. Il sacrificio dei cospiratori è stato un sacrificio inutile. Da quel fatale 20 luglio del 44, fine alla fine della guerra, ci saranno tanti morti quanti ce n'erano stati in tutti gli anni precedenti. Insomma, se l'attentato a Hitler fosse riuscito, si sarebbero evitate le sofferenze, le distruzioni, i milioni di morti, sia sui campi di battaglia che nei campi di sterminio. Dopo quelle drammatiche ore del 20 luglio, uno solo dei cospiratori sfugge all'esecuzione sommaria, è il generale Henning von Treskow. Al Bänderblock di Berlino, sede del comando generale delle forze armate, i congiurati attendono il ritorno di Stauffenberg. È lui che deve guidare il colpo di Stato, ma passano ore preziose in cui non arriva nessun ordine. 20 luglio, aeroporto di Rangsdorf, vicino Berlino, ore 15:45. Al suo arrivo, Stauffenberg crede ancora che l'attentato al Führer sia riuscito e che il colpo di Stato sia già a buon punto. Ma al Bänderblock non è successo nulla. Nessuno vuole assumersi la responsabilità di entrare in azione per primo. È Stauffenberg che invia il messaggio in codice Valkyria, la parola d'ordine per l'inizio del colpo di Stato. L'ordine arriva via radio a tutte le unità dell'esercito, della riserva e ai distretti militari. Viene dato l'allarme. Valkyria, il piano sovversivo dei congiurati, intende attribuire la responsabilità del colpo di Stato agli uomini più vicini a Hitler. Berlino, l'esercito della riserva riceve dal Bänderblock l'ordine di disarmare gli uomini delle SS, del partito e della polizia. Saranno tenuti in custodia fino a quando la Wehrmacht non assumerà il controllo della situazione.
Il regime deve essere abbattuto dall'interno con le sue stesse armi. Ore 19 del 20 luglio 1944. Al centro trasmissioni giunge un messaggio. Il mittente è Adolf Hitler. Andai dal generale Olbricht con il messaggio e gli dissi: signor generale, ho appena ricevuto un messaggio dal Führer. E glielo detti. Dal Führer? Ma se è morto. Anche lui era convinto che fosse morto. Questa convinzione continua a circolare tra i congiurati nel quartier generale delle forze armate, anche quando le notizie che arrivano sembrano smentire tutto. Si diffonde un senso di insicurezza, sintomo di fallimento per qualunque complotto. Ormai il colonnello von Stauffenberg combatte una guerra persa. Incita per telefono i distretti militari ad attuare il piano Valkyria. Spera ancora che il colpo di Stato riesca ugualmente. Ma nella Parigi occupata dai tedeschi c'è ancora qualche speranza per i congiurati. Dalla Francia è ancora possibile pensare un nuovo piano per rovesciare il regime. Qui le circostanze sono più favorevoli che a Berlino. All'Hotel Majestic, residenza del comandante in capo per la Francia, la responsabilità è nelle mani del generale Karl Heinrich von Stulpnagel. Anche lui fa parte della congiura. Verso le 8 di sera il capitano, il dottor Gesken, che sostituiva il comandante del reggimento che era fuori Parigi, lesse un ordine. In patria sono scoppiati dei disordini. I servizi di sicurezza hanno compiuto un colpo di Stato. Hitler è morto. Dobbiamo arrestare gli uomini della Gestapo e delle SS presenti qui a Parigi. Tedeschi contro tedeschi. Per evitare che i parigini si rendano conto di quanto sta accadendo, la Wehrmacht fa irruzione nelle sedi della Gestapo solo quando è buio. C'erano solo due guardie che hanno subito consegnato le armi. Siamo entrati. Mani in alto, colpo di Stato, siete tutti in arresto. Un solo movimento e facciamo fuoco. Gli uomini delle SS, dei servizi di sicurezza e della Gestapo si fanno arrestare e condurre via senza opporre alcuna resistenza. Era uno scontro vero e proprio fra Wehrmacht e Gestapo. Questa cosa ci rendeva anche un po' euforici, anche se non ci fu nessun combattimento. Ci sentivamo superiori. Per la prima volta vedevamo i superuomini della Gestapo seduti davanti a noi, disarmati e impotenti. La Roche-Guyon, Normandia. Qui, in un castello sulla Senna, c'è il quartier generale del comandante supremo per l'Ovest, il feldmaresciallo Hans Günther von Kluge. La sera del 20 luglio, Stulpnagel si reca da Kluge, suo superiore, per convincerlo a schierarsi con i congiurati. È una visita dagli esiti incerti. È difficile prevedere se Kluge sarà disposto a entrare nella resistenza e a porre termine alla guerra ad Occidente. Hans Günther von Kluge, soprannominato l'Arguto, è considerato dai congiurati un candidato poco affidabile. Come reagirà alla comunicazione dell'arresto delle SS e degli uomini dei servizi di sicurezza? Infatti, la notizia mandò Kluge fuori di sé. Una cosa del genere, senza un mio ordine? Incaricò il suo capo di Stato, maggiore Blumentritt, di chiamare subito Parigi e revocare l'ordine. Ma ormai non era più possibile far nulla. L'operazione era già in corso. In seguito, von Kluge ha rimosso mio padre dal suo incarico. È la fine della congiura. Tornato a Parigi, Stulpnagel ordina di liberare SS e agenti dei servizi. Convoca una riunione di crisi con l'SS all'Hotel Raphael. Si discute su quale sia la strategia migliore per far rientrare il complotto e cancellare le prove del coinvolgimento. Si arrivò ad un accordo. Non si deve sapere che le SS si sono arrese senza opporre resistenza. Se ci fosse un processo e dovessero emergere prove contro le SS, si potrebbe mettere male. Quindi diciamo che si trattava di un'esercitazione, così sia noi che la Gestapo ci saremmo salvati. Ma è un patto di breve durata. Per i congiurati ormai non c'è più salvezza. Nel quartier generale di Hitler, la Tana del Lupo, il regime già organizza la vendetta. Hitler dichiara di essere a conoscenza da molto tempo dell'esistenza di traditori al di fuori della sua cerchia più ristretta. Si tratta ora di trovare e punire tutti coloro che sono coinvolti nella congiura. Durante la visita ai feriti dell'attentato, lo stesso Hitler appare duramente provato.
Non si era ancora rimesso. Aveva avuto una fortuna incredibile, ma l'esplosione lo aveva colpito duramente. La ferita più grave che aveva era alla gamba. Tutti noi pensavamo, come fa a camminare in quelle condizioni? Ma la sera stessa, al discorso alla radio, Hitler è più vivo che mai. Una minuscola cricca di ufficiali ambiziosi, privi di scrupoli e nel contempo scriteriati, criminali e stupidi, ha ordito un piano per eliminare me e con me annientare lo Stato Maggiore del Comando delle Forze Armate Tedesche. Si tratta di un complotto di elementi criminali che saranno estirpati senza alcuna pietà. Il Bendler Block viene circondato. Secondo la legge marziale, Stauffenberg e gli altri congiurati devono essere giustiziati. Nel cortile del Bendler Block viene immediatamente schierato un plotone d'esecuzione. È l'ultimo atto della resistenza. Tra i testimoni, anche un caporal maggiore. Hanno acceso i riflettori e sono usciti 5 ufficiali. Erano... Adesso non ricordo bene. Ma ho riconosciuto il colonnello. E poi hanno sparato. Cadono le prime vittime della rappresaglia del regime. Generale Friedrich Holbricht, colonnello Merz von Quirnheim, tenente Werner von Haften, colonnello Klaus Schenk von Stauffenberg. In punto di morte grida: viva la sacra Germania! Dunque, un chilo di esplosivo non è stato sufficiente a uccidere Hitler e quindi, lo avete sentito, il notiziario della sera può annunciare che il Führer è sano e salvo. Ma nel frattempo, nelle ore concitate di quel lungo pomeriggio del 20 luglio del 44, per i cospiratori tutto sembra andare secondo i piani. A Berlino l'operazione Valchiria procede come stabilito. Sul fronte orientale, uno dei congiurati più importanti cerca disperatamente di telefonare a sua moglie. È il generale Henning von Treskow, capo della resistenza militare. Era mattina presto. Non ricordo se al terzo, al quarto o al quinto tentativo, Treskow ha detto: oggi non è proprio giornata. E noi: ci dispiace, signor generale. Abbiamo provato, ma oggi proprio non si riesce a parlare con il Reich. Poi dopo un po' disse: allora, arrivederci. Io e Stani ci siamo guardati. Che significa? Non ci ha mai detto arrivederci. Il suo era un addio. Henning von Treskow non può neanche dire un'ultima parola alla moglie Erika. Per proteggere i suoi cari, il generale si toglie la vita. A 2 settimane dall'attentato, la Corte Popolare di Giustizia procede contro 8 dei traditori che hanno partecipato al vile attacco del 20 luglio. Era questo processo che Treskow voleva risparmiare a sé e ai suoi familiari. Questo servizio del cinegiornale non arriverà mai nelle sale cinematografiche. Il regime teme spiacevoli discussioni sulla farsa del processo. Il servizio viene intitolato Traditori davanti alla Corte di Giustizia. Ma alla sbarra ci sono eroi solitari, consegnati nelle mani di un giudice disumano. Roland Freisler. Con la sua rappresaglia, il regime non vuole soltanto eliminare i responsabili dell'attentato, ma anche spegnere per sempre lo spirito della resistenza. Una delle vittime è il generale Erich Hübner, un coraggioso comandante di divisione. Viene condotto alla sbarra in cardigan e senza dentiera. Così, umiliato, ascolta la requisitoria di Freisler. Questa corte, a quale animale dovrebbe paragonarla per questo reato? Per il crimine che ha commesso? Visto che qui lei respinge ogni accusa, possiamo dire che l'asino descrive una qualità dell'intelletto, il maiale una qualità del carattere. 8 settembre 1944. Tra il pubblico presente nell'aula del tribunale c'è anche il tenente Helmut Schmidt,
il futuro cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. Due imputati mi colpirono profondamente. Uno era Josef Wirmer e l'altro Ulrich von Hassel, ex ambasciatore a Roma. Disse che credeva che la situazione... No! Anch'egli viene coperto di insulti. Volevo dire che la situazione che si era creata... Entrambi erano molto dignitosi, sereni e pieni di disprezzo per la corte che li stava giudicando. Vecchio maiale, che cosa armeggia continuamente con quei pantaloni? Urla Freisler al feldmaresciallo von Witzleben, al quale è stata tolta la cintura. Ma i congiurati rimangono imperturbabili. Anche il conte Schwerin von Schwanenfeld non rinuncia alla sua dignità. E davanti alla morte controbatte. Pensavo ai tanti crimini che sono stati commessi. Crimini? Sia in patria che all'estero. Lei è proprio un meschino farabutto! Il giudice Freisler condanna a morte i responsabili del complotto del 20 luglio. Immediatamente la moglie di uno degli imputati si mette in viaggio. Vuole essere con suo marito e salutarlo un'ultima volta. Già immagina l'esito del processo. Clarita von Trott Susolz, madre di due bambine, rischia la vita. Come moglie di uno dei congiurati del circolo di Kreisau, è perseguibile con l'arresto. Capii di essere arrivata nell'aula giusta, perché sentii già dal corridoio la voce spaventosa, incredibilmente aggressiva e malvagia del giudice Freisler, che inveiva contro gli imputati. Naturalmente non c'era solo lui, ma la sua voce si sentiva anche fuori dalla porta. In altre parole, in base alle sue dichiarazioni, a causa del precipitare degli eventi sul fronte occidentale, non ci sarebbe stato più il tempo utile per assassinare il Führer. Mi ero fatto un'idea che in qualche modo qualcuno avrebbe provato ad attaccare o eliminare Adolf Hitler. Quindi, in altre parole, lei ha pensato di assassinare il Führer. Non c'è differenza tra attaccare o eliminare. Esatto. Esatto. Non so perché volessi vedere mio marito. Sapevo di correre un grande rischio. Vedendomi lì dentro il tribunale, avrebbe avuto un crollo. Ma io volevo solo fargli capire che nulla avrebbe potuto separarci. Per tutti gli imputati, la sentenza è stata decisa fin dall'inizio del processo. Il popolo tedesco! I congiurati del 20 luglio vengono condannati a morte. Sono più di 100. Tra questi c'è anche Adam von Trott Susolz. Sua moglie Clarita vuole vederlo ancora una volta. Domanda ad una delle guardie. Mi ha indicato una finestra dalla quale si vedeva un furgone per il trasporto dei detenuti. Io pensavo, ma mio marito deve vedermi. Deve sapere che io sono qui per lui. Poco prima di morire, l'ambasciatore Ulrich von Hassel scrive a sua moglie. Mia amata Ilseken, termina qui quell'immensa felicità che ho avuto in dono grazie a te. Era davvero troppo grande per durare più a lungo. In questo momento sono pieno di una profonda gratitudine verso Dio e verso di te. Sentirti vicina mi dà calma e forza. Nello stesso tempo, questo pensiero aumenta il dolore lancinante di lasciare te e i bambini. Che Dio faccia incontrare ancora le nostre anime. Subito dopo l'attentato, nel suo quartier generale, la Tana del Lupo, Hitler aveva ordinato: questi criminali non dovranno ricevere nemmeno la pallottola d'onore. Voglio che siano impiccati, appesi come bestie al macello.
Hitler vuole vedere di persona l'esecuzione della condanna. Ordina anche di filmare e rendere pubblica la brutale esecuzione dei congiurati. Nella prigione di Plötzensee a Berlino, l'esecuzione è filmata in ogni dettaglio. Ma la pellicola risulta dispersa. Quelle immagini raccapriccianti sono state viste per l'ultima volta alla fine degli anni 50. Chi le ha viste non le dimenticherà mai più. Il filmato fu proiettato a un gruppetto di circa 5 persone. Una segretaria che era presente svenne perché non resse alla brutalità di quelle immagini. Alla fine abbiamo chiesto di interrompere la proiezione perché ci rendevamo conto che mai e poi mai potevano essere mostrate. Sulla bobina, sulla scatola che conteneva la bobina, c'era l'elenco dei nomi dei giustiziati. Diverse annotazioni indicavano la data delle proiezioni che erano state fatte per il Führer. Per Hitler, vedere la morte straziante dei congiurati è una macabra soddisfazione. Coloro che volevano ucciderlo vengono puniti con sofferenze indicibili. Devono essere privati di ogni dignità, anche al momento della morte. Una cosa di cui non ci si rende conto è che con l'impiccagione e con la fune a strappo continuo, i condannati si uccidono a vicenda. È una cosa inconcepibile. Una specie di altalena dove la caduta dell'uno provoca lo strangolamento dell'altro con un lento dondolio. Poi la condanna a morte viene estesa anche ai familiari dei congiurati che hanno osato attentare alla vita del Führer. Bisogna eliminarli fino all'ultimo componente, rende noto il capo delle SS, Heinrich Himmler. I parenti dei congiurati, fino all'ultimo membro di tutta la stirpe, vengono portati nei campi di concentramento. Stutthof, Dachau, Buchenwald e altri. Responsabilità. È questa la cosa fondamentale. Responsabilità verso la Germania, verso gli uomini, la giustizia, il bene. Questa responsabilità era la cosa più importante per loro e per essa erano anche pronti a morire. Valeva per tutti. Il luogo dell'attentato nella Tana del Lupo, il quartier generale di Hitler, oggi è un cumulo di macerie. Sui resti della baracca dove Stauffenberg piazzò la bomba c'è una lapide in suo onore, a memoria di quel gesto storico. L'attentato ha mostrato a tutti che esisteva un'altra Germania. Poco prima di morire, il generale Henning von Treskow scrive: il valore morale di un uomo si palesa solamente nel momento in cui egli è pronto a sacrificare la vita per le sue convinzioni. Quando fra poche ore sarò sottoposto al giudizio di Dio, credo in buona coscienza di poter rivendicare quello che ho fatto per combattere Hitler. Non andò bene. Eppure sono del parere che sia stato giusto, almeno aver tentato. Si è comunque dimostrato al mondo e anche alle generazioni successive, soprattutto ai tedeschi, che non tutto il popolo era sottomesso ad Adolf Hitler.